del 2023 a Gason in Cernusco. Grazie. Allora, come molti di voi sapranno, è stato la fine dello scorso anno, è stato un momento di transizione tra il vecchio direttivo, che non finirò mai di ringraziare per quello che è riuscito a costruire in tutti questi anni, e il nuovo direttivo che sta cercando di dare uno sprint diverso alla vita di questa associazione. Noi ce la stiamo mettendo tutta, penso che questa sera la dica lunga sullo spamming pesante e sull'insistenza che abbiamo avuto nell'avervi qui, ma più che altro perché abbiamo grandi progetti, stiamo immaginando, iniziando a costruire un sacco di iniziative interessanti, collaborazioni a favore dei soci, tante occasioni per suonare in posti differenti, e quindi mi auguro che nel percorso da qui alla... faccio la prima spoilerata, il 17-18 di giugno vi confermiamo l'Italian Blues River Festival di Brivio. Siamo molto 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 contenti, ieri abbiamo avuto l'incontro con le autorità e ci hanno confermato la loro disponibilità e saremo felicissimi. Anche lì ci sarà qualche piccola novità, però ci tenevo a dirlo. Poi tutte le altre piccole novità ve le daremo in pillole nei vari cambi parchi. Allora, una delle prime cose che voglio fare è presentare la nuova Resident Band. Abbiamo tre nuovi musicisti che ci accompagneranno lungo queste jam, di cui sono molto fiera. Abbiamo alla sezione ritmica, non so, metti giù il telefono, Gianluca Tillesi alla batteria. Vieni qua. Va bene, ok. Sempre alla sezione ritmica, vai a prendere Marco. Luigi Sozzani al basso. Ma ora sarà in forma stabile in questa nuova resident band, Marco Rizzi a Lemmond, che è rimasto chiuso fuori dalla porta, credo, quindi arriverà a breve. A guidare questa fantastica jam abbiamo un grandissimo musicista e sono fierissima di avere con noi Tino Cappelletti. Un grande applauso, grazie. Che dire, buona musica, ci sono tantissimi musicisti che ci sono venuti a trovare, che vorremmo far suonare, quindi spazio alla musica e poche parole, perché we keep the blues alive, grazie! Non la seguo, no,